Buongiorno. Ok, hai già condiviso il pitch, per cui possiamo far partire Perfetto. Il countdown. Parte il countdown. Minuti. Buongiorno, sono Giorgio Baldini, responsabile di Enjoy Smart Application, BPix. Immaginate di essere ad un concerto e di accendere la torcia e tutti gli altri iniziano a fare la stessa cosa. Non vi piacerebbe invece di avere la luce, tutti dei colori gestiti e sincronizzati? Ecco, BPix offre questa nuova esperienza, di creare uno spettacolo all'interno dello spettacolo. Siamo una startup nata nel 2018, ha sviluppato un'app per creare coreografie luminose durante gli eventi live e il pubblico inizia e crea lo spettacolo e crea delle coreografie. Il cellulare del pubblico diventa il pixel di uno schermo grande quanto il pubblico stesso, quindi è un'estensione del palco. Il BPix è un'evoluzione della torcia attuale o dell'accendino, ma con la possibilità di essere colorato, dinamico e con una regia. Il mercato di riferimento, abbiamo tre ambiti, la musica, con il target delle produzioni o i manager per offrire un nuovo servizio, o gli sponsor per fare pubblicità puntuali sui cellulari, nell'ambito sportivo gli sponsor con la pubblicità o ambito corporate con eventi convention aziendali. I nostri competitor sono principalmente in due ambiti, le applicazioni che vanno con la musica o i braccialetti luminosi in Wi-Fi. La differenza principale è che BPix è sostenibile, non dobbiamo consegnare ai partecipanti dei braccialetti usa e getta. Abbiamo la possibilità di gestire le singole coreografie e farle avviare nei tempi voluti, la possibilità di suddividere le location in diversi settori all'interno dei quali si può arrivare fino alla posizione di un metro del cellulare e la possibilità di gestire per ogni settore delle transizioni e degli effetti differenti. Nel 2019 abbiamo avuto nel nostro mercato principale la musica, 1000 concerti con più di 7 milioni di spettatori in 180 strutture. Il team è una startup a conduzione familiare, è nata da un'idea e da qualche mese collaboriamo con un tecnico luci sulla zona di Roma. I nostri partner sono il Politecnico di Torino, che sta sviluppando la tecnologia per arrivare alla risoluzione di un metro, e altre aziende come Atiratlan Service per l'ingegnerizzazione e le applicazioni. La tecnologia quindi è un'app free, gratuita, da far installare sul cellulare del pubblico, da una web app, da una console di gestione degli eventi con la possibilità di creare le coreografie e i tempi e impostare i tempi, e una eventuale infrastruttura di sensori per rilevare la posizione del cellulare fino a un metro. Il sistema è stato studiato per gestire 100.000 telefonini, fino a 100.000 telefonini contemporaneamente, e abbiamo due soluzioni in funzione del rilevamento della posizione. Gli attori durante un evento sono il pubblico, che avvia l'applicazione, lo speaker, l'artista anche direttamente, che dice di sollevare il telefonino, e la regia, che è il tecnico luci, che avvia le coreografie, e gli sponsor, che saranno visibili in home page da un'ora prima dell'evento e appena prima dell'inizio dello spettacolo coreografico. Prevediamo di arrivare a fare un fatturato di 3 milioni nell'arco di 5 anni con la musica, che rappresenta il 50% degli introiti, e introiti che arrivano dalla vendita delle coreografie e dalla vendita degli spazi pubblicitari per gli sponsor. Abbiamo già realizzato un evento nel 2020, il Capodanno 2020, con più di 3.000 download. E niente, l'idea è nata nel 2017, abbiamo costituito l'azienda nel 2018. Nel 2019 abbiamo realizzato l'app, la console e fatto il primo evento. Poi nell'anno 2020,
20 e 21 abbiamo utilizzato il tempo per realizzare la tecnologia di rilevamento della posizione fino a 1 metro. Prego, prego, finisci il tuo pitch. Perfetto, prevediamo nel 2022 di fare un 15-20 e poi nel 2024 per sostenere la crescita un crowdfunding per 300.000 euro. Grazie, Grazie. grazie e complimenti per l'idea, sicuramente molto molto originale. Avrei due domande al volo. La prima è tecnicamente, ci potresti dire qualcosa in più sulla tecnologia? Diciamo, su come diciamo, riuscite a rilevare la posizione dei pixel, che poi alla fine ogni Sì, cellulare esatto. diventa un pixel, nello spazio aperto. E Sì. per quanto riguarda invece poi la latenza di connessione, cioè presumo che sia un ambito applicativo magari del 5G, dove in posti come stadi, dove ci sono 50.000 utenti, 70.000 utenti, 100.000 persone connesse alla stessa cella, questo potrebbe con le tecnologie attuali portare a delle latenze magari non ottimali per quello che volete fare. Allora, rispondo alla prima domanda, la tecnologia. Allora, innanzitutto abbiamo diverse modalità. Possiamo lavorare senza rilevamento della posizione e quindi tutti i cellulari si comportano nello stesso modo, oppure con rilevamento della posizione tramite GPS, se è consentito, oppure si arriva a installare i nostri sensori con una rete di 30x30 metri e quindi dobbiamo installare quattro sensori ai vertici di un quadrato grande 30 metri per 30 metri che rileva la posizione. Noi riusciamo a rilevare la posizione fino nell'arco di 5 minuti. Quindi prima di un evento occorre fare questa prima operazione, quella di rilevare la posizione di tutti i cellulari, quindi per capire la posizione. Ma Per quanto utilizzando riguarda invece GPS o No, utilizzando... utilizzando i nostri sistemi, quindi noi Ok. dobbiamo installare un'eventuale infrastruttura, ma questo è necessario se si vogliono fare delle coreografie molto spinte, quindi delle parole traslanti, delle immagini sul pubblico stesso. Se invece vogliamo fare degli effetti molto semplici, quindi delle scintille o suddivisione di colori fissi, non c'è bisogno del rilevare la posizione Certo. Per quanto riguarda il con. rilevamento della posizione, quindi suppongo che ci vorrà un momento in cui tutti gli utenti dovranno attivare contemporaneamente l'applicazione per poter poi Esatto, infatti fare una triangolazione. allora sì, c'è un effetto di triangolazione attraverso i sensori quando ci sono i sensori, altrimenti basta avviare l'applicazione e avere una connessione dati. Il pacchetto dati necessario è veramente piccolo, quindi i problemi di latenza è legato principalmente La al congestione della telefonino più rete. che all'invio delle coreografie, degli effetti luminosi. In effetti abbiamo un effetto mosaico, diciamo, per l'avvio della coreografia. Una volta avviata la coreografia, poi ogni telefonino scarica la sequenza e quindi si comporta nello stesso modo. Torniamo al discorso della latenza. In effetti, il pacchetto dati fornito per la coreografia è realmente piccolo, quindi non occorre tanta connessione. La connessione, le informazioni tramite GPS, noi, con la nostra rete di sensori che utilizza Wi-Fi, quindi noi creiamo una nostra rete interna che fa rilevamento della posizione con. La tecnologia di positioning Wi-Fi è una vostra tecnologia proprietaria oppure È una nostra usufruite? tecnologia proprietaria sviluppata con il Politecnico di Torino. Nel frattempo abbiamo una domanda dal Che telecomitato. precisione ha nella localizzazione? Noi raggiungiamo l'80% dei cellulari con una precisione di 1 metro e il 100% con 2 metri. Solo con il wifi riuscite a ottenere questa precisione. Esatto. No, te lo chiedo perché diciamo, io ho un background proprio nell'indoor positioning, quindi l'argomento è Ah, vero, avevo dimenticato il tuo background. sicuramente. Ti Bene, ringrazio, c'è interessante. una domanda da parte del comitato Immagino anche di chi scientifico. sia. Ah, no. Vabbè, però più o meno sono andato vicino.
Okay. Ciao Patrizio. Slovenio, ciao Beppe. Ciao, e ciao Giorgio, complimenti per la tua idea. Allora, ti dico una cosa, mi ha convinto un aspetto, ovvero un'intervista di Roger Taylor, che era il batterista dei Queen, diceva che in effetti il successo di We Will Rock You era nell'abilità del pubblico di replicare con le mani quella parte che conosciamo tutti. Quindi il pubblico cerca il coinvolgimento e più c'è coinvolgimento, più l'evento in qualche modo si intende riuscito. L'unica perplessità che ho, ma perché non ho seguito forse io bene, non ho colto, è sul modello di business, cioè come riuscire a fare, diciamo, un business con questa soluzione e al netto della pubblicità, perché l'organizzatore dell'evento dovrebbe spendere, mettere a budget una roba del genere. Però non l'ho colto io, ma ti ringrazio in anticipo per la risposta. Grazie. Allora, pronto, mi sentite? Sì, certo. Sì. La produzione dell'evento può offrire un nuovo servizio all'artista. Se avete visto il Global Citizen di qualche mese fa, a Parigi i Black Eyed Peas hanno coinvolto tutto il pubblico facendo accendere la torcia. Ecco, quello è un servizio che si può offrire all'artista per aumentare il coinvolgimento al netto dello sponsor, che sicuramente le entrate principali saranno lo sponsor. Un'altra entrata invece è la convention aziendale. Noi stiamo già trattando degli eventi per il prossimo anno per convention aziendali che vogliono coinvolgere i loro dipendenti in questa convention per anniversari. Perfetto, se non ci sono altre domande io direi che possiamo. No, non ce ne sono. Ok, allora grazie mille, in bocca al lupo. Non vediamo l'ora di ritornare ai concerti e di sperimentare anche questa cosa. Grazie mille. Grazie a voi, grazie dell'opportunità.